benvenuto ancora da Armando Garrosci. Questa è l'ultima puntata di Home TV. Ormai per chi di voi ci ha seguito dall'inizio sa che Home TV è il format promosso da Home, il leader internazionale nelle soluzioni di stampa per il label, per il packaging e nelle macchine per il tissue converting. In Home TV abbiamo ospitato leader, manager, imprenditori, ognuno dei quali ci ha presentato una prospettiva sulla situazione di mercato, sempre collegata in qualche modo ai prodotti di uso comune, alla quotidianità. Oggi però è una puntata speciale perché siamo proprio presso l'headquarter di Molteno, di Homet Group, e in particolare l'ospite di oggi è proprio l'amministratore delegato Antonio Bartesaghi, il quale ci introdurrà la visione dell'azienda e ci darà qualcosa anche su questo straordinario sito. Italy, with his uncle and only two employees. He designed and created special projects. The name of the company was Omet. Ospite della puntata di Homet TV di oggi è Antonio Bartesaghi, l'amministratore delegato di Homet, che ci ospita presso la nuova sede dell'azienda a Molteno. Grazie moltissimo dell'ospitalità. Magari può essere un buon pretesto cominciare la nostra conversazione proprio parlando di questa sede. Sì, buongiorno innanzitutto. Mi fa piacere avervi qui oggi e inaugurare anche attraverso Homet TV questa nuova sede. La scelta di investire in una sede nuova per l'azienda è una scelta nata ormai 5 anni fa. Qual era la sede storica? Beh, noi siamo nati e cresciuti a Lecco. Quindi siamo vicini comunque alla città di Lecco, ma in un ambito dove gli spazi sono più ampi, dove l'azienda aveva bisogno poi di rivolgersi per avere maggiore disponibilità di proprio dell'ambiente, dello spazio. Non bastava operativo. Più lo spazio? Assolutamente no. Quali caratteristiche ha questo building? Comunque, qui siamo in un'area più o meno di 20.000 metri coperti, con una ottima area produttiva e uno spazio anche per la parte degli uffici decisamente superiore in termini di metratura, ma soprattutto di qualità. Noi 5 anni fa ci siamo trovati nella situazione in cui la crescita dell'azienda ormai imponeva ripensare agli spazi, perché quelli che avevamo disponibili erano totalmente insufficienti sia come dimensione ma anche come struttura dello spazio. L'efficientamento, l'organizzazione dell'azienda richiedeva di avere un contesto nel quale ripensare ai flussi per trovare un migliore efficientamento, e abbiamo sofferto, devo dire, parecchio negli ultimi anni. Non è stato facilissimo trovarlo. Non è stato assolutamente no, perché aree di questa dimensione sul nostro territorio non sono così frequenti. Siamo riusciti finalmente a trovare una soluzione adatta, abbiamo investito parecchio nella ristrutturazione completa di questo reparto. Perché? Perché stiamo pensando, abbiamo ripensato
a come doveva essere organizzato tutto il percorso di montaggio delle macchine. E la geometria degli approvvigionamenti. Esatto, esatto, esatto. Qualche indicazione sulle dotazioni tecnologiche di questo sito? Beh, abbiamo investito parecchio, al di là dei muri, in attrezzature, in sistemi della logistica, in software, per avere sempre sotto controllo il processo. Qui, finalmente in questo stabilimento, noi abbiamo una costante giornaliera possibile analisi della situazione di ogni singola commessa, lo stato di avanzamento, l'approvvigionamento dei componenti per il montaggio, per il collaudo, quindi siamo molto informatizzati, diciamo così. In termini pratici, poi alla fine qual è l'obiettivo di efficienza che questa nuova struttura può permettere di raggiungere? Ora, partiamo dal fatto che dove eravamo prima c'era una forte inefficienza dovuta alla spaccatura dei reparti di produzione in differenti plant e dalla insufficienza dello spazio. Qui noi abbiamo un obiettivo di poter aumentare, migliorare l'efficienza del processo almeno del 20%. Fino al 20%, almeno del 20%. Assolutamente sì. Veramente, veramente notevole. Beh, in questi termini mi sembra che un aspetto ancora che caratterizza questa location in particolare è l'Innovation Park, che è una caratteristica un po' unica, è un lusso che oggi ci si può permettere in azienda con questi spazi. Allora, partiamo dal fatto che... Diciamo che cos'è l'Innovation Park. Ecco, noi abbiamo innanzitutto da sempre l'esigenza di un reparto, di un'area, dove poter installare alcune delle nostre macchine, del parco macchine, parlo specificatamente e soprattutto nell'area delle macchine per la stampa, del packaging, perché i nostri clienti in questo mercato, prima di decidere per un investimento così importante, vogliono vedere con i loro occhi, portando dei loro soggetti di stampa, la qualità reale della macchina. Quindi l'Innovation Park nasce dall'idea di dover fare quello che chiamavamo sempre un demo center, ma la possibilità di questi spazi permette, e gli investimenti che vogliamo mettere in atto, permette di avere un reparto dove non solo avremo a disposizione delle macchine per fare delle demo, dei test, ma vogliamo creare un centro che possa diventare centro di formazione, oltre che per i nostri tecnici, anche per i tecnici dei nostri clienti, ma centro anche di produzione e di sperimentazione. Mi spiego, se un cliente prima di investire su una nuova tecnologia vorrà fare un test di mercato, potrà commissionare a noi o venire qui con i propri tecnici e stampare, utilizzare l'impianto tecnologico per fare della produzione da buttare sul mercato, da mettere sul mercato. L'eventuale risposta del cliente permetterà, per esempio, al cliente di decidere: sì, voglio un mercato che mi interessa, che ha dato una risposta positiva, voglio investire in quella tecnologia oppure no. Assolutamente, sì, oltre uno showroom, insomma, evidentemente. Assolutamente, certo. Facciamo un passo indietro a questo punto sul profilo dell'azienda, descriviamola un po' nella sua complessità, magari una piccola nota storica e poi qualche numero. Dunque, Omet innanzitutto nasce nel 1963, su un'idea di mio padre, Angelo Bartesaghi, che volle licenziarsi dall'azienda in cui lavorava come tecnico, progettista, e volle mettersi in proprio. Era una garage company, diremmo, esatto, oggi. Esatto, sì, come qualcuna un po' più famosa e un po' più grande di Omet, siamo nati anche noi da un garage. E l'idea era di fare qualcosa di proprio. Erano anni diversi in cui mio padre seguì, era conosciuta la sua famiglia come una famiglia per bene, come si suol dire, e raccolse delle richieste di persone che lo conoscevano, che chiedevano, che gli commissionavano prima della componentistica meccanica, quindi piccola minuteria, e poi la prima macchina, che fu una macchina per fare tovaglioli in carta. E da lì al punto in cui siamo arrivati oggi, l'azienda, qual è la cifra d'affari dell'azienda e quante persone impiega nelle due grandi aree? Allora, grossolanamente siamo ormai su un livello di 100 milioni di fatturato, con circa 350 persone impiegate. Per la parte? Questo per la parte meccanica, esatto. Quindi parlo di Omet e parlo di un'azienda che comunque ha tre divisioni al suo interno. Le due più importanti sono di costruzione di macchine, quindi macchine per il settore della stampa, del packaging, e macchina per il converting del tissue, quindi per fare prodotti in carta piegati. Il monouso in carta piegato. Esatto. E per la parte cosmetica invece? Noi, allora, la parte cosmetica è al di fuori di questo contesto. Quando parlo di 100 milioni riguarda solamente la parte Omet, la parte metalmeccanica.
parte cosmetica è un settore che oggi circa cuba 35 milioni di fatturato con altri 250 persone più o meno. Mi sembra interessante il riferimento che facevi alla storia dell'azienda, alla famiglia. A parte la nota, diciamo, di colore sulla, proprio sulla nascita dell'azienda, questo è anche un fattore competitivo, essere un'azienda con una proprietà privata in un mondo in cui i fondi e i capitali naturalmente pervadono la vita delle aziende. Io penso di sì. In Italia ci sono tante aziende ancora a gestione familiare. Al di là del fatto che forse la famiglia fondatrice sotto tanti aspetti rappresenta un elemento di passione verso il lavoro e di conseguenza di volontà, ferma volontà nel impiegare il tempo, le risorse, tutta la propria energia nello sviluppo della propria azienda, che si vive quasi come se fosse un figlio. Mio padre l'ha vissuta, certo, come se fosse il primo figlio, poi c'erano gli altri, quelli naturali. Ma l'azienda familiare, secondo me, ha dei vantaggi sul fatto che classicamente l'imprenditore non pensa mai a degli investimenti che abbiano un orizzonte breve o medio, pensa sempre agli investimenti che hanno un orizzonte lungo. Non ci basiamo, come classicamente devono fare i fondi, sul tempo breve di ritorno dell'investimento. In termini pratici significa che quando un cliente ha un bisogno, voglio dire, si può soddisfarlo senza dover per forza tornare a vedere un riscontro immediato, questo. Beh, noi siamo meno attenti rispetto a delle aziende in mano, banche o fondi, al bilancio del singolo anno. Cerchiamo sempre di capire quelle che sono le esigenze del mercato per decidere il percorso di strategia di investimenti che possa negli anni a venire garantire la migliore risposta che siamo in grado di dare ai nostri clienti e al nostro mercato. E comunque l'innovazione poi evidentemente fa parte degli asset di cui poi l'azienda evidentemente può beneficiare, ecco, questa propensione alla ricerca, all'innovazione così vicina al mercato. Parlando di mercato, provi a descrivere un po' questi anni così turbolenti. Cos'è successo a casa dei clienti? Beh, gli ultimi due anni sono stati veramente anni difficili sotto tanti punti di vista e in realtà anche in maniera diversa al 2020-2021. Innanzitutto, diciamo che classicamente quando ci sono periodi di incertezza, la maggior parte delle aziende opera una prima radicale decisione, quella di rallentare o fermare addirittura gli investimenti. Detto che Omet produce sostanzialmente beni di investimento, è chiaro che si è trovata fin dal 2020 con parecchi clienti che hanno chiesto di fermare, rallentare o ritardare investimenti già pianificati, ordini già emessi, o tanti clienti che erano pronti a scegliere di fare degli investimenti, fermare dei contratti, li hanno bloccati. Quindi è chiaro che per noi è stato un anno di una certa difficoltà dal punto di vista dell'attività del mercato, che sono proseguite nel 2021 soprattutto nel settore del tissue, dove abbiamo avuto i primi mesi dell'anno scorso, veramente, in cui il mercato per le macchine del converting del tissue era un mercato veramente fermissimo. Con gli impianti fermi, in qualche assolutamente caso, sì, clienti, sì, sì, che avevano interi stabilimenti classicamente che lavorano 24x7 assolutamente fermi. Ma dal punto di vista, diciamo, dell'attitudine, della stance dell'azienda in un contesto di incertezza determinato da fattori esogeni, questo che cosa comporta, ecco, anche per Omet, l'atteggiamento nei confronti di un mercato che è per sua natura più incerto? Allora, è chiaro che noi dobbiamo essere in grado, forti a sufficienza finanziariamente, per gestire dei periodi di difficoltà che comunque periodicamente, per un motivo o per l'altro, ci sono sempre stati e ci saranno, ma come azienda abbiamo sempre scelto, nei momenti di difficoltà del mercato, di aumentare addirittura gli investimenti. Noi siamo contro tendenza. Così è stato nel 2008-2009, ormai tanti anni fa, quando la crisi aveva... Con molte analogie. Sì, altre cause, ma comunque una crisi similare, diciamo così, molto forte. Così è stato fatto appunto questi ultimi due anni. Non abbiamo rallentato nessun tipo di investimento che in Omet era stato pianificato, sia dal punto di vista della struttura, sia dal punto di vista del prodotto, sia dal punto di vista del nostro atteggiamento nel cercare di capire le tendenze del mercato, di adeguare l'organizzazione e le risorse interne per rispondere meglio alle richieste del mercato. Abbiamo parlato degli ultimi due anni perché è un tema di attualità, ma invece da un punto di vista dei risultati dell'azienda, come è andato l'ultimo decennio? Beh, noi siamo sostanzialmente sempre cresciuti, a parte un rallentamento assolutamente per nulla forte negli ultimi anni, siamo riusciti a tenere relativamente bene, ma l'azienda negli ultimi 10 anni ha più che raddoppiato il proprio fatturato. Crescevamo, ripeto,
mettiamo gli ultimi due anni un attimo da parte, siamo sempre cresciuti a doppia cifra e l'azienda ha davanti a sé la possibilità e l'opportunità di continuare a crescere nei prossimi anni allo stesso modo. Stiamo parlando dell'azienda, naturalmente le persone, qui siamo istintivamente tesi a pensare alle tecnologie, alle macchine, ma naturalmente le persone sono un fattore sostanziale di competitività. Per un'azienda con questa dimensione, con questa natura, con questa vocazione anche familiare, il tema di attrarre dei talenti magari direzionali, strutturare da un punto di vista della managerializzazione, quali sono state le scelte che ha intrapreso? Dunque, partiamo dicendo che un'azienda come Omet, dove non c'è un processo produttivo particolare o automatizzato, noi siamo dei grandi assemblatori, progettisti, assemblatori e collaudatori di macchine. Quindi un'azienda come la nostra, il capitale umano è sempre stato e deve sempre essere il punto centrale dell'organizzazione e comunque anche dell'attenzione agli investimenti. Noi siamo un'azienda che deve avere quella capacità innovativa, e non mi riferisco solo a un discorso di prodotto, di cercare di pensare al di fuori degli schemi. Come si fa a ragionare fuori dagli schemi? Bisogna spingersi mentalmente parlando, cercare di allenare la testa a non farsi condizionare dalle abitudini. Non è facile. Intanto magari contornarsi da persone che ragionano così. Noi selezioniamo tutte le nostre risorse molto più sulla base dell'atteggiamento mentale che non sulla base dell'esperienza pregressa. E qual è, magari distinguiamo le maestranze dal gruppo dirigente, ma pensando per esempio ai dirigenti, qual è la loro estrazione? Allora, classicamente è vero che classicamente hanno un'estrazione meccanica, ok? Ma come dicevo, essendo attenti alla capacità del singolo di essere flessibile mentalmente, di approcciarsi ad un problema, una difficoltà in maniera più ampia possibile. Noi quasi facciamo una selezione che è più psicologica che non tecnica. Sicuramente quando cerchiamo delle risorse c'è chi è competente tecnicamente per capire il punto di partenza. Però attenzione, noi facciamo un prodotto talmente particolare come in tanti settori, dove la competenza tecnica la si fa internamente all'azienda. È quasi impossibile trovare qualcuno che abbia una competenza specifica per i nostri prodotti, per le nostre necessità. È vero invece che cerchiamo persone che arrivano dalla manifattura, possibilmente metalmeccanica ovviamente, ma soprattutto che abbiano dimostrato nella loro crescita professionale, o in qualche caso ragazzi giovani nel loro percorso di studi, di avere la capacità di essere molto aperti mentalmente e di guardare contesti completamente diversi dai nostri, dove magari ci sono dei concetti applicabili al nostro settore. Questo aspetto ci permette di fare un po' una riflessione su quella che è la domanda di mercato, nel senso che si potrebbe pensare che quando si vendono macchine che funzionano molto bene c'è una zona di comfort, no? dell'eccellenza tecnologica, che però magari non è sufficiente. Perché non è sufficiente oggi vendere delle macchine eccellenti, ma c'è un tema di servizio? E in che cosa consiste? Dunque, sempre di più la qualità tecnologica del prodotto, su cui comunque abbiamo sempre investito e continueremo a investire, non rappresenta più un gap importante tra concorrenti. Concorrenti nostri hanno copiato negli anni delle soluzioni portandosi su dei livelli accettabili. Quindi dove si fa la differenza? Si fa nell'investimento in quello che è al di fuori del prodotto tecnologico. E dove andiamo a cercarla l'innovazione? Andiamo a cercarla nella testa o nel modo di pensare dei clienti. Ora cerco di tema di ascolto, mi sembra. Sì, il mercato oggi ha bisogno, quando investe, di garantirsi che quel bene di investimento renderà dal punto di vista economico negli anni, ma lo stesso nostro cliente non sa come evolve il mercato. Allora noi dobbiamo cercare di capire le domande o i problemi che si fanno ai nostri clienti, anche quelli che non vengono espressi in maniera ufficiale tra virgolette, e entrando nelle problematiche del mercato dei nostri clienti, capire se e come il nostro modo di approcciare al mercato può dare un vantaggio al cliente. È chiaro, si parla molto più di servizio al cliente che non di prodotto, si parla più di flessibilità nell'approcciarsi al cliente, okay, e di offrire una soluzione, si parla sempre di soluzioni e non di prodotti, di soluzioni dei problemi, sì.
è molto difficile applicarlo. Raccontami un esempio in cui avete stupito un cliente e siete andati oltre le sue aspettative, che per voi è stato un motivo di particolare soddisfazione. Beh, allora, diciamo che capita, dunque, ogni prodotto ha delle caratteristiche tecniche. In realtà spesso, dato che spesso i nostri macchinari sono quasi dei prototipi, cioè ogni commessa è costruita, come dire, a misura sulle esigenze del cliente, è capitato anche molto recentemente, tra l'altro, che un cliente venisse a fare un collaudo e si accorgesse come la capacità del macchinario di rispondere a delle esigenze di flessibilità che lo stesso cliente aveva in mente fossero state ben di gran lunga superate da quello che ha visto in produzione. Cioè, i nostri tecnici e i nostri operatori di macchina, laddove vedono la possibilità di un miglioramento, attenzione, sempre riferito non solo in ottica di qualità, ma in ottica di flessibilità e in ottica di garanzia di funzionamento per il cliente, ecco, l'applichiamo senza chiedere. Oggi siamo al punto in cui cerchiamo di rendere, e abbiamo dimostrato su alcune commesse, di rendere la macchina controllabile e gestibile non solo dall'operatore sulla macchina, ma anche magari da remoto. Beh, magari parlando un po' del futuro, quanto siamo distanti dalla prospettiva su alcune soluzioni, magari addirittura di formula servizio, ecco, oltre alla proprietà? È un concetto su cui si sta già ragionando, dove si va oltre il concetto dell'acquisizione del bene, ma come anche in altri settori già oggi, certo, in realtà più avanzati, più evoluti e già diffuso, sul concetto di utilizzo del bene. Quindi quanto più un cliente è in grado di garantirsi che a fronte di un costo ne avrà sempre un beneficio in termini di fatturato, di resa, quanto più ovviamente abbassa il rischio dell'investimento, perché non diventa più un investimento, diventa una fruizione. Se io fatturo in base a quello che io fatturo, mi costa lo strumento che io ho a disposizione. Evito le immobilizzazioni, assolutamente. Facciamo un passo indietro sul tema proprio della divisione macchine da stampa per etichette e imballaggio, per descrivere un pochino anche qui qual è l'origine proprio della divisione e come poi si è affermata l'eccellenza delle soluzioni di Omex in quest'area. Dunque, il mercato dei macchinari su cui siamo partiti, come dicevo prima, in realtà è stato quello del tissue, cioè del converting del tissue per fare macchine per tovaglioli. Certo. Ma in quegli anni, nei primi anni di nascita dell'azienda, c'era l'esigenza di macchinari che permettessero di stampare i moduli continui che ai tanti anni fa venivano utilizzati sulle stampanti, certo, ad aghi per stampare tutte le varie, dalle fatture, tutti i documenti amministrativi. Ecco, e Omet ebbe una richiesta di una conoscenza di mio padre per fare una macchina, visto che comunque anche sui tovaglioli si stampava, ok? Il concetto di utilizzare la stampa, ma c'è un modulo in carta che serviva e fosse stampato per l'utilizzo di queste stampanti ad aghi, di moduli continui, ecco, da lì è nata la prima macchina da stampa. Devo anche dire che con la crisi, diciamo, quando il mondo della stampa delle fatture, moduli continui, certo, è evoluto, c'è stato un periodo di fermo, di rallentamento, addirittura di stop del settore della stampa. Riproposto dall'imballaggio, che naturalmente, esatto, da nuovi mercati che sono nati successivamente. Quindi è stato un po' altalenante. E oggi la leadership tecnologica nelle soluzioni di stampa si ritrova in tutto lo spettro delle soluzioni? Sì, noi abbiamo molto investito per fare in modo che Omet sia in grado di garantire ai nostri clienti la più ampia gamma possibile di soluzioni per lo stampaggio. Ci sono diverse tecnologie. Alcune sono proprietarie, alcune sono integrate da noi nei nostri macchinari, però certamente abbiamo voluto evolvere l'azienda e i prodotti, il portafoglio dell'azienda, per riuscire a rispondere a tutte le esigenze. Cioè, noi cerchiamo di dire: cliente, tu hai diverse esigenze, vogliamo cercare di essere flessibili al punto che siamo in grado di darti la risposta ideale nel rapporto qualità-costo di qualsiasi tipo di esigenza che tu hai. Sia per aziende nazionali che multinazionali, vogliamo, sì, ricordarlo. Diciamo che la crescita di Omet è stata sostenuta dalla crescente richiesta e apprezzamento che le multinazionali ormai stanno dando alla nostra azienda e che rappresentano un solido punto di partenza per i prossimi anni, anche perché
queste multinazionali stanno veramente apprezzando gli sforzi che abbiamo fatto e tra l'altro che abbiamo fatto senza nessun impegno da parte. Noi abbiamo voluto evolvere il prodotto, la tecnologia, il processo cercando di ascoltare proprio e anche forse soprattutto le esigenze delle grandi multinazionali perché hanno una visione globale e proponendo loro qualcosa senza nessun tipo che queste aziende avessero di poi comprare quella tecnologia che volevamo sviluppare. Grazie Antonio di questa carrellata che ha descritto molto bene la realtà di Omet. Adesso guardiamo insieme una clip e poi ritorniamo in studio. Omet è un'azienda familiare con 60 anni di storia che si intrecciano fra tecnologia, tradizione e innovazione. La divisione macchine da stampa per etichette e packaging è nata negli anni 60 e si è sviluppata nel corso dei decenni grazie alla curiosità e alla passione per l'innovazione. Una spinta che ha portato Omet a proporre continue novità al mercato della stampa, offrendo macchine da stampa sempre più affidabili, complete, automatizzate, con una qualità di stampa eccezionale garantita da controlli di visione brevettati. Omet ha avuto una crescita continua negli ultimi 15 anni, che ha portato all'investimento in un nuovo stabilimento produttivo di oltre 20.000 metri quadri nel 2021, oltre all'allestimento di un nuovo showroom permanente, l'Innovation Park, che verrà inaugurato nel 2022. Le macchine da stampa Omet utilizzano principalmente la tecnologia flessografica, combinata su richiesta ad altre tecnologie come la stampa offset, la stampa rotocalco, la stampa serigrafica e la stampa digitale inkjet, in fascia stretta e media, con gruppi di finitura e converting in linea. Si ottengono così in un solo passaggio etichette autoadesive, booklet e coupon, etichette in carta e wraparound, etichette sleeve termoretraibili, etichette IML, imballaggi flessibili e in alluminio, lamitube, cartoncino pieghevole e applicazioni speciali con diversi materiali stampabili. Le macchine da stampa Omet combinano facilità di utilizzo, bassi sprechi, affidabilità senza fermi macchina ed efficienza per basse tirature. Solide e sicure nell'utilizzo, le macchine Omet sono piattaforme modulari che permettono di configurare in linea un insieme di gruppi di stampa, finiture e trasformazioni per stampare qualsiasi prodotto in un solo passaggio. Omet da sempre crea e realizza macchine per sostenere la crescita dei clienti, aumentare la loro efficienza e adattarsi in ogni momento ai cambiamenti e alle future esigenze. Bene, bellissime immagini, devo dire in questo senso una curiosità è come si fa a essere un'azienda che serve delle multinazionali, che quindi ragiona su scala globale, però alla fine rimane comunque vicina al suo territorio. E perché? Beh, allora, noi dicevamo prima, noi siamo un'azienda di persone, non tanto di processo automatizzato di costruzione. Per noi è importante il rapporto che abbiamo con tutte le persone, nostre dirette dipendenti e tutte quelle dei nostri fornitori, perché sono loro che danno valore all'azienda, alla crescita, alla nascita di idee innovative che ci permettono poi di creare sviluppi ulteriori per i prossimi anni. Per noi è importante la territorialità, siamo nati e cresciuti in questo territorio, specificatamente in Lecco, comunque nella provincia di Lecco. Abbiamo da sempre coltivato un rapporto con i nostri collaboratori e le istituzioni locali e i nostri fornitori che pensasse alla continuità. La continuità che è uno degli elementi di successo, che porta esperienza all'azienda e di conseguenza capacità di essere rapidi anche nel cambiare la direzione quando si tratta di fare delle scelte strategiche importanti. Riteniamo che il rapporto proprio tra l'azienda in sé e tutti i propri... Il suo contesto, i suoi stakeholder. Esatto, sia una forma di garanzia di continuità. Abbiamo da sempre cercato di coltivare anche i rapporti con le istituzioni locali, con le banche locali, con i fornitori, perché... Alla fine anche questi sono fattori di competitività, a tutti gli effetti. Sì, assolutamente, perché, come dire, si sbaglia spesso. Ma se il contesto... di risorse umane garantisce continuità, gli errori diventano competenza, gli errori, certo, diventano conoscenza. Okay? La variabilità delle persone fa perdere l'esperienza derivante dagli errori che abbiamo fatto. Bene, grazie Antonio Bartesaghi.
Grazie a voi e grazie di questa presenza e di questo vostro contributo. Antonio Partesaghi ci ha raccontato una storia di innovazione, soprattutto di cultura dell'innovazione. Quello che mi porta a casa è una riflessione sul fatto che ci sia una zona di comfort nell'eccellenza tecnologica che però non è più sufficiente oggi. La vera differenza è la capacità di ascolto dei clienti. Un altro aspetto interessante è l'attitudine agli investimenti, di cui lo stabilimento di Molteno rappresenta una manifestazione molto evidente anche in anni di discontinuità come questi. Probabilmente una governance familiare come quella di Omet è anche di contributo rispetto all'ansia delle trimestrali, che in altre tipologie di aziende è naturalmente più vistosa. Il terzo punto che è stato toccato riguarda le persone. Ho trovato molto interessante un po' la riflessione duale tra l'importanza della continuità delle maestranze e delle persone che in qualche modo sedimentano l'esperienza e anche gli errori dell'azienda, che però vengono contemperate dalle nuove competenze, le nuove esperienze soprattutto di chi proviene da altre culture, abituate a guardare naturalmente a pensiero laterale, con pensiero laterale alla risoluzione dei problemi. Si conclude con questa puntata la prima serie di Omet TV. È stata veramente una carrellata di tantissime storie di eccellenza che vi invitiamo a riascoltare e a rivedere insieme. Da qui, dalla sede di Molteno di Omet, un saluto ancora da Armando Garrosci.